Parte con la proclamazione dello sciopero, la nuova turnazione in Sevel che vedrà il sabato pomeriggio lavorativo ordinario a partire dal 12 ottobre. È necessario scioperare, dice la FIOM CGIL con il segretario d'Abruzzo e Molise Andrea Fegatelli e le RSA Sevel Roberto Ferranti e Antonio Di Tonno. Solo così gli operai possono darci il loro mandato per presentare istanze all'azienda. Con l'avvio dei due turni aggiuntivi nella fabbrica del Ducato scatta anche il problema trasporto. Gli abbonamenti attuali sono validi solo per 5 giorni a settimana. Per il sabato aggiuntivo, quindi, gli operai dovranno pagare il biglietto, che ogni mese sarà complessivamente di 48 euro da Città Sant'Angelo o di 28 euro da Termoli. Mentre la regione è chiamata a risolvere la questione con i vari vettori, la FIOM solleva anche i dubbi sul nuovo furgone. Nonostante gli annunci, dice Fegatelli, manca ad oggi il nuovo piano industriale. Il veicolo commerciale tuttora in produzione è un modello vecchio di 15 anni. Con i vari restyling si arriva al 2023 senza prospettive per sopravvivere alla scissione con Peugeot e Citroën, prossimi concorrenti dalla Polonia. Lo sciopero è stato fatto perché i lavoratori non sono stati assolutamente coinvolti in questa discussione, una discussione che si sta portando avanti ormai da qualche mese e c'erano tutti i tempi per poterli coinvolgere, capire quali erano le loro esigenze a partire dai trasporti, a partire da quelle che sono le condizioni di lavoro e soprattutto le condizioni economiche. Queste cose non sono state affrontate e noi quindi abbiamo fatto le assemblee e chiesto ai lavoratori di darci il mandato per poter andare a fare una discussione con l'azienda. Perché è importante aderire allo sciopero? È importante soprattutto per i lavoratori perché allo stato attuale le organizzazioni sindacali firmatarie del CCSL non sono state in grado di poter portare risultati diversi. In questo caso noi avremmo la forza per poter aprire una discussione con l'azienda.